Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se mi sentite parlare un pochino piano è perché è l'una e mezza, quindi magari non urlo. Ronaldo ha vinto il pallone d'oro. Pensate che per quanta importanza è rimasta intorno a sto pallone d'oro, l'ho saputo 3 giorni dopo. Bene, va bene così, perfetto. Allora, parliamoci chiaro, a me Ronaldo non mi sta simpatico, però dire che quest'anno non meritava il pallone d'oro è da deficienti. Quest'anno meritava assolutamente il pallone d'oro Ronaldo. Perché? Perché ha vinto la Champions e ha vinto l'Europeo, è stato 2 volte campione d'Europa con il Real Madrid, e comunque lì ci potrebbe anche stare perché sta giocando nella squadra più forte, una delle squadre più forti del mondo, e con il Portogallo, e lì ha fatto un autentico miracolo. Quindi complimenti a te, ha fatto anche tipo una cosa come 16 gol in Champions League. Regà, Ronaldo il pallone d'oro lo meritava. Allora perché? Perché ci fa tanto schifo? Perché mi fa tanto schifo il pallone d'oro? Ragazzi, perché a me sta cosa di Ronaldo Messi me l'avete portata fino allo sfinimento. Cioè, io che quest'anno l'ha vinto Ronaldo, non è che dico, oh mio Dio, come succedeva una volta magari per i vari Cannavaro, Shevchenko, Ronaldinho. Adesso chi ha vinto? Ronaldo, olle, Messi, olle, fine, basta, se ne andiamo a dormire. Questo succede, ma perché? Perché voi me l'avete portato allo sfinimento. E non dico che non se lo merita quest'anno, questo probabilmente è il pallone d'oro più meritato degli ultimi 10 anni. No, forse c'era quello di Messi quando ha fatto il triplete col Barcellona, mostruoso. Però allora, 2010, pallone d'oro dovevi darlo a Milito. Parliamoci chiaro, raga, a Milito. Milito lì ha distrutto tutto ciò che aveva davanti: campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League, ha vinto tutto lui, pure Snyder, che poi fece bene anche con l'Euro e con l'Olanda. Niente, non gli diedero un cazzo, niente, né a Snyder né a Milito. Poi tu mi dici, proprio se vuoi scegliere un altro giocatore alternativa, mi metti Iniesta. Poi qualche mese dopo vinse persino il mondiale con la Spagna, davvero protagonista, da miglior giocatore della Spagna. No, lo diedero a Messi, così a caso. 2 anni dopo, nel 2012, quel pallone d'oro era totalmente di Iniesta, non so come hanno fatto a non darglielo. 2013 per me dovevi darlo o a Ribéry o a Robben, ma non c'era storia, ragazzi. Pure il 2014, vabbè, lì magari Neuer se ne parlava, perché nel 2014 poi Neuer vinse anche il mondiale, fu l'anno della sua consacrazione ufficiale, gli potevi dare il pallone, ma lì già comunque se ne può parlare, è una cosa diversa. Ma altri anni, ragazzi, che hanno dato il pallone d'oro solamente per voglia, cioè per dire, oh cazzo, ha vinto ancora Ronaldo, ancora Messi, per portare avanti questa storia fino allo sfinimento, che è inutile, e io spero che l'anno prossimo lo vinca Ronaldo, almeno fanno 4 pari, se ne vanno a casa così, fine, e poi bah, poi si ritirassero perché hanno rotto i coglioni. Ma io capisco che sono forti e va bene, però non bisogna dargli i meriti anche quando non ce l'hanno. Quest'anno Ronaldo bene, vi porto anche l'esempio di quest'anno: Messi secondo, ragazzi, Messi secondo nella sua peggior stagione della carriera. Allora, campionato fece schifo, e quando non fece schifo fu sempre Champions League, non ne parliamo. Coppa America sbagliò il rigore decisivo che diede la vittoria al Cile, la sconfitta in finale all'Argentina, problemi giudiziari, la carriera, la stagione peggiore della sua carriera. Poi dietro di lui c'è stato un certo Griezmann, miglior giocatore dell'Europeo, capocannoniere dell'Europeo, è arrivato in finale con la Francia all'Europeo, è arrivato in finale di Champions League con l'Atletico Madrid, uno è entrato nella top 10 della Champions League, è entrato nella top 10 della Liga, uno dei migliori giocatori della Liga. Terzo, così, perché? Perché nella miglior stagione di Griezmann mi definì dietro a Messi. Perché? Perché si chiama Messi. Poi, allora, Vardy, Mahrez, ragazzi, non torneranno mai a quei livelli. E qui c'è dubbio, ma che tu me li metti Vardy e Mahrez, che da soli hanno vinto uno scudetto in Premier League contro Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, chi più ne ha più ne metta, da soli, ma hanno vinto uno scudetto con una squadra che qua è paragonabile al Crotone, no, al Palermo, una squadra che è paragonabile al Palermo, fino all'anno scorso era paragonabile al Palermo, hanno vinto lo scudetto da soli, tu me li metti. Allora, sicuramente uno fra Mahrez e Vardy me va almeno terzo, Griezmann secondo e uno fra loro terzo, poi l'altro quarto, ma probabilmente nemmeno quinto l'avrei messo Messi, ragazzi. Ma sono rimasto veramente basito, cioè esclusione di Suarez fra i primi tre è un'altra buffonata. Perché? Perché? Perché Suarez ha giocato con Messi? Suarez ha giocato con Messi, ragazzi. Suarez ha vinto la scarpa d'oro regalando da solo lo scudetto al Barcellona nella peggior stagione di Messi. Suarez è quarto e Messi è secondo. Perché? Perché si chiama Messi, perché c'è dietro i sponsor. Cioè, a me queste cose mi danno fastidio. Poi alla fine è come quando mi vedo Sanremo. Cioè, santi Dio, si capisce benissimo che chi vince Sanremo, ok, se lo meritava. Il secondo e il terzo non sono cura nessuno, ma non se lo meritava, ma lo fanno per
lanciarli. E va bene, fino a che mi vedo Sanremo ci sta. Ma qua ragazzi, al pallone d'oro, mi sono rotti i coglioni. Cioè, non è possibile che mi vedo Messi davanti a Griezmann quando Griezmann ha fatto una stagione della Madonna. Mi vedo Messi davanti a... E io lo dico da estimatore di Messi. E quando a me mi chiedono chi è meglio fra Ronaldo e Messi, io dico Messi. Questo è il mio punto di vista. Punto di vista mio. Messi ha fatto la peggior stagione della sua carriera. Non me posso vedere secondo Messi, ragazzi. Non me posso vedere secondo Messi. Questo è. Perché è semplice. Poi Ronaldo, ok, complimenti, se meritava il pallone d'oro. Sì, se lo meritava. Punto. Per quanto a me il giocatore mi sta più sul cazzo, ma è un pensiero mio, diciamo. Se lo meritava, punto. E se lo meritava. Però, ragazzi, vedere Messi secondo veramente mi fa male al cuore. Quando io ho cliccato sul pallone d'oro per vedere poi i risultati effettivi, ho detto Ronaldo primo, vabbè, lo sapevamo. Messi secondo. Ho detto, ma che cazzo stai a dire? Boh, non, fatemi sapere voi che ne pensate. Boh, mi cascano le palle. Cioè, secondo Messi perché si chiama Messi. Vabbè, io ragazzi vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto un video, lascio un like. Se vi ho fatto cagare un dislike, vi chiedo qui sotto di scrivere cosa ne pensate. Boscia la lalla e ci vediamo ad un prossimo video. Messi secondo. Ma ehi ehi ehi, non chiudete il video. Devo dirvi una cosa molto importante prima. Visto che i feed di YouTube non vanno benone, vi consiglio, punto 1, di cliccare sulla campanella vicino al canale iscriviti, in modo che vi arrivino tutte le notifiche sul cellulare. Seconda cosa, molto più semplice, andate a cercarmi sul gruppo Telegram. Lì vi aggiornerò per ogni video che uscirà, vi metterò o il link o comunque la foto per farvi capire che è uscito un video. Infine, se vi interessa, mi trovate sia su Facebook che su Instagram con continui aggiornamenti, ovviamente tutto sotto il nome di Sickwolf. Su Instagram, Simone Sickwolf. Mi raccomando ragazzi, fatelo!